Buonasera a tutti. Questa sera proseguiamo la nostra chiacchierata sul pendolo ebraico. L'altra volta avevamo fatto una disamina della possibilità di testare col pendolo ebraico l'equilibrio energetico di una persona. Sapete che il pendolo ebraico lavora sui chakra e sui corpi sottili e abbiamo visto che i test sono focalizzati su una serie di livelli energetici che sono chiamati, io li chiamo livelli energetici, ma hanno un nome, sono miasmi, sono il malocchio, sono magia, sono larve astrali, anime smarrite, entità spirituali negative e una strana cosa che è chiamata dispositivo energetico limitatore, che è proprio un artefatto che viene installato di solito a livello astrale per, diciamo così, rendere difficili o impossibili cose che si facevano, azioni che si facevano fino al momento prima, fino al momento precedente l'installazione di questo dispositivo. Con i trattamenti che vedremo questa sera, vediamo come si interviene per eliminare queste energie, questi livelli energetici, sfavorevoli o negativi e ripristinare l'equilibrio della persona. L'ho organizzata in maniera un po' strana, adesso vedrete il perché, e passo, cambio la camera. E vediamo un po'. Immaginate, questa sera è un facciamo finta che immaginate che questa che vedete qui è una persona. Io di fronte a me in questo momento ho una persona distesa sul lettino e la persona può essere supina o bocconi, perché avete visto nella fase di diagnosi che bisogna testare sia la parte anteriore che la parte posteriore, in modo da poter avere il quadro completo di tutte le affezioni che sono state trovate in ogni corpo sottile e in ogni chakra appartenente a quel corpo sottile. Possono essere più o meno, chiaramente dipende dal livello in cui si trova la persona e quando si va nella fase di trattamento si comincia con questa procedura. Allora, avete visto che quando si apre la procedura di diagnosi si fanno tutta una sorta serie di operazioni. Vi prego di scusare i rumori che vengono dalla strada, purtroppo io sono in una stanza che non è climatizzata e quindi devo tenere le finestre aperte. Allora, dicevamo, ci sono una serie di azioni propedeutiche che vengono fatte, vengono eseguite nella fase di diagnosi e che erano la protezione energetica della sala, la protezione energetica del terapeuta, installare un canale di scarico per lo scarico delle energie negative e poi chiedere una connessione con le guide per avere assistenza nelle operazioni che si vanno a fare. Queste operazioni sono ripetute se si apre una sessione di trattamento diversa dalla prima, cioè è un'altra sessione. Può esserci come motivo il fatto che nella prima sessione di diagnosi sia stato un lavoro piuttosto lungo e quindi si sia superata l'ora canonica che si ritiene il periodo di tempo ottimale, perché il terapeuta non si affatichi troppo e comunque c'è un dispendio energetico notevole in questa operazione. In questo caso, se si è superata l'ora e si ritiene di non dover continuare la sessione con il trattamento, si può rinviare a un altro momento e quindi ricominciare la sessione con tutte queste modalità che abbiamo detto: protezione energetica del terapeuta, protezione della sala del terapeuta, canale di scarico e connessione con le guide. Se si
continua, se si continua magari prendendosi una pausa, e questo lo si può fare perché ancora non si è aperto l'aura del paziente, si può, vi ricorderete che all'inizio di queste procedure, quando si apre la diagnosi, si fa un ancoraggio, cioè quando si visualizza la protezione della sala. E quando si visualizza la protezione, si esegue la protezione del terapeuta, si può fare un ancoraggio con un gesto, uno schiocco di dita, toccarsi l'orecchio, quello che volete, in analogia a quello che si fa nella PNL. Quest'ancora viene usata quando per un qualsiasi motivo si dovesse interrompere perché si è disturbati, perché ci si sente stanchi e ci vuole una pausa, eccetera. Per richiamare la protezione e quindi schioccando semplicemente le dita, quelle dita che sono state ancorate alla protezione della sala, si riprotegge la sala e schioccando le dita, quelle dita che sono state eventualmente appunto stabilite per la protezione del terapeuta, si protegge il terapeuta. Quindi, fatta questa operazione, si può iniziare a fare la terapia vera e propria. La prima cosa da fare è aprire il campo elettromagnetico del paziente. Proprio come un chirurgo deve, se deve intervenire su un organo interno, deve aprire il corpo del paziente. Come si fa? Si prende una etichetta apposita che si chiama campo elettromagnetico. Io in questo momento non ho preso le etichette reali, quelle con le frasi in ebraico, visto che stiamo facendo una simulazione, e quindi ho preferito rispettare, avere rispetto di queste etichette che comunque hanno una loro energia, e se noi le montassimo mentre facciamo la simulazione sarebbe come, diciamo così, avere una sorta di mancanza di rispetto. Quindi le numeriamo. Numeriamo questa numero 8 è il campo elettromagnetico, lo scrivo in italiano. E vado a montare l'etichetta sul pendolo ebraico. Il pendolo ebraico in questo momento sapete che è fatto di legno proprio per non assorbire energie, ma c'è questa diciamo, usanza, questa cautela che si fa quando si inizia a prendere il pendolo pendolare e ogni volta che si cambia l'etichetta. La procedura per fare questa ulteriore pulizia del pendolo ebraico è batterlo per 3 volte su una superficie di legno, o qualcosa di legno. Io qui ho questo pestello, quindi batterò una, due e 3 volte il pendolo su questo pestello. Il pendolo in questo momento è neutro. Vado a montare l'etichetta campo elettromagnetico sul pendolo, fermandola con un elastico. Io ho simulato la frase ebraica campo elettromagnetico con numero 8, quindi starò attento a non coprire con l'elastico il numero 8, altrimenti avrei coperto la vibrazione della parola ebraica. Ho il pendolo montato, la scanalatura verso l'alto, rispetto all'etichetta, diciamo che il piede delle parole che identificano questa etichetta sono rivolte verso il basso, quindi verso la faccia liscia. Ricorderete che il pendolo ha due facce, ha una faccia scanalata e una faccia liscia, e a questo punto vado a fare questa apertura del campo elettromagnetico della persona. Come si fa? Il pendolo deve avere una sospensione lunga, forse andrà fuori campo, ma voi sapete che è lunga, non vedrete il mio dito. E questo passaggio si fa con una rotazione, e rotazione deve essere antioraria, a partire dalla testa della persona. Immaginate che io qui davanti a me ho una persona, quindi si fa questo passaggio dalla testa ai piedi, con una rotazione antioraria, con una rotazione antioraria e un singolo passaggio. Un singolo passaggio per tutto il corpo, fino ad arrivare ai piedi. Tenete presente che vi sono due modalità di
di rotazione. Alcune scuole raccomandano una rotazione sul piano verticale, cioè una rotazione molto forte sul piano verticale. Allora immaginate che se noi stessimo seguendo questa scuola dovremmo fare questo. Dovremmo mettere in rotazione il pendolo in senso anti-orario e fare un passaggio per tutto il corpo. Ovviamente qui siamo in una miniatura e quindi abbiamo un passaggio molto breve. Nella realtà, se avessimo una persona davanti, sarebbe molto più lungo. Mentre facciamo questa operazione, dobbiamo proprio visualizzare l'apertura dell'aura, del campo aurico della persona, proprio come se fosse il Mar Rosso che si apre davanti a Mosè, o un chirurgo che sta incidendo la parte del corpo che è necessaria per raggiungere gli organi sui quali deve intervenire. Fatto questo, il campo elettromagnetico della persona è aperto. Ora dobbiamo cambiare etichetta e procedere con un'altra etichetta, quindi questa etichetta numero 8 la togliamo. Mi servirà un'etichetta che chiamiamo 9, che è una etichetta di pulizia dell'energia. Io batterò di nuovo il pendolo 3 volte prima di montare l'etichetta. Monto l'etichetta, come nel caso precedente. E con sospensione lunga e una rotazione antioraria passerò di nuovo tutto il corpo dalla testa ai piedi. In questa modalità, o nell'altra modalità che si diceva. Mettere il pendolo in rotazione sul piano orizzontale e passare per tutto il corpo. A questo punto, se sono state, diciamo così, rilevate dei miasma in due posizioni, nel chakra del cuore e nel chakra della fronte, nel medesimo corpo sottile. Magari ne possiamo rilevare anche altri, ma a questo punto li trascuriamo, perché quelli importanti sono se li abbiamo rilevati in uno di qualsiasi dei 7 corpi sottili, miasma nel chakra del cuore e nel chakra della fronte. Dobbiamo fare un'operazione di questo genere, prendere l'etichetta numero 2, che è il verde elettrico negativo. Come al solito devo battere il pendolo 3 volte, monto l'etichetta e con sospensione corta e faccia liscia del pendolo verso il basso, è scappato l'elastico, quindi abbiamo detto fascia liscia verso il basso e sospensione corta. Anche qui un passaggio in rotazione dalla testa ai piedi in senso antiorario, ma ripetuto 3 volte. Questo è il terzo passaggio. Oltre a questo, dovrò per 30 secondi agire sempre in senso antiorario nei due chakra precedenti, quindi chakra della fronte e chakra del cuore. Ovviamente non l'ho fatto per 30 secondi, ma voi immaginate
che io l'abbia fatto per 30 secondi. Se avessimo rilevato del malocchio, dobbiamo intervenire con l'etichetta 3 malocchio, l'abbiamo già vista in sede di diagnosi questa etichetta, monto l'etichetta, ah, scusate, 1, 2, 3, devo scaricare il pendolo, monto l'etichetta, metto l'etichetta, sempre antiorario, sempre in rotazione antiorario, però con cavo lungo questa volta, dalla testa ai piedi, tre passaggi, primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio. Come sempre potrei anche fare una rotazione sul piano orizzontale, ma in questo caso non riuscite a vederla perché il cavo di sospensione è lungo. Anche qui smontiamo questa etichetta, proviamo il pendolo, scarichiamo il pendolo battendolo 3 volte e se ritenuto opportuno dall'operatore, qui è una questione di sensibilità, potremmo anche ulteriormente passare l'etichetta 10 che è pulizia generale. Faccia liscia del pendolo come ancora una volta verso il basso, senso di rotazione antiorario e dalla testa ai piedi 3 volte anche con questa etichetta, quindi con cavo di sospensione esteso, primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio. In questo modo abbiamo trattato il malocchio. Adesso dobbiamo andare ai miasmi, se sono stati rilevati dei miasmi, che sapete sono di 3 tipi. Pulisco di nuovo, scarico di nuovo il pendolo e cominciamo. Qui la cosa si fa un po' più complicata perché dovremo passare 6 etichette, delle quali 3 sono in senso antiorario, perché diciamo cancellano la vibrazione negativa di questi miasmi. Le ulteriori 3, le etichette sono 6, vengono invece radiate in senso orario perché servono a impiantare qualche cosa che adesso vedremo. La prima etichetta è un'etichetta che è chiamata 1.1 e cancella lo stress. Anche qui la montiamo con la faccia verso il basso. Antiorario, dalla testa ai piedi, con questa prima etichetta che cancella lo stress, per 3 volte, questa è la seconda, tutto il corpo dalla testa ai piedi, questa è la terza. E se è stato diagnosticato un, come dovrebbe essere, un particolare chakra affetto da questo miasma, supponiamo che sia il chakra della gola, anche lì dobbiamo fare un passaggio sul chakra della gola per 30 secondi. Questa è la prima delle 6 etichette. Scarico come sempre il pendolo, prendo la seconda etichetta che è 1.2, cancella
la canzone, cancella quello che è stato impiantato, per quello che è stato eventualmente impiantato nel corpo, nel chakra, sempre a livello sottile, con estesa tre passaggi, anche con questa etichetta anti-orari, perché stiamo cancellando, quindi stiamo togliendo energia. Primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio. E laddove ci sia appunto chakra della gola, ci sia stato chakra della gola, antiorario per 30 secondi su questo specifico chakra. Andiamo alla terza etichetta, scarichiamo il pendolo come sempre e andiamo a questa etichetta che è la terza, che cancella la memoria cellulare, diciamo così, non in salute, quindi una memoria cellulare corta, sempre da questi miasmi. Sospensione lunga, faccia liscia verso il basso, tre passaggi per tutto il corpo, dalla testa ai piedi, 1, 2, 3, ricordatevi del chakra della gola, 30 secondi anche con questa etichetta sul chakra della gola. Smontiamo anche questa etichetta, scarichiamo il pendolo e passiamo alle altre tre etichette che invece a questo punto installano, quindi 1.4 installa una memoria di salute perfetta. Montiamo l'etichetta. Siamo sempre attenti a non coprire la parola ebrea, che in questo caso è rappresentata dal numero 1.4. Qui però andiamo in senso orario, perché dobbiamo impiantare qualcosa. E quindi faremo i nostri tre passaggi. Primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio e anche qui sul chakra della gola, in particolare 30 secondi. Scarichiamo il pendolo, passiamo all'altra etichetta, che è la 1.5 ed è un sistema metabolico perfetto. Quindi qui stiamo dando energia per riequilibrare il sistema metabolico. Tre passaggi in senso orario, dalla testa ai piedi. Primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio, 30 secondi sul chakra della gola, che è questo qui, lo vedete. Smontiamo anche questa etichetta, scarichiamo il pendolo, andiamo all'ultima etichetta, che è un sistema generale organico perfetto. Smontiamo l'etichetta. Tre passaggi in senso orario su tutto il corpo,
secondo passaggio, terzo passaggio e 30 secondi sul chakra della gola, che è il chakra sul quale avevamo rilevato in fase di diagnosi questo squilibrio dovuto al miasma. Bene, fatto questo, scarichiamo il solito il pendolo, andiamo a vedere la magia. Per disattivare magia, se è stata rilevata magia, dovremo usare queste etichette che vediamo adesso, che sono l'etichetta 4.1 è dissolvere, quindi dissolve, solve come nell'alchimia, la 4.2 che è disaccoppia, disaccoppia, e la 4.3 è un colore, è il rosso. Viene passata quella del rosso in senso orario perché deve dare energia. Le prime due invece le devono sciogliere o disaccoppiare, vengono passate in senso antiorario. Anche queste etichette, adesso non vi faccio vedere l'operazione simile a quella precedente, possono essere rinforzate da un irragliamento nei chakra interessati. Se la magia l'avessimo trovata, per esempio, nel chakra del plesso solare e nel chakra del terzo occhio, dovremmo insistere per 30 secondi con le prime due etichette, cioè quelle che eradicano e dissolvono la magia, per 30 secondi in ognuno di quei due chakra. E ci potrebbero essere delle rimanenze. Perché? Perché ovviamente una volta fatto questa procedura, si passerà, vedremo poi come si conclude, si passerà a fare un controllo se effettivamente tutte quante le nostre operazioni hanno avuto successo o se per caso c'è ancora una qualche rimanenza. In questo caso si può usare un'etichetta particolare che è proprio chiamata magia, la numero 4. Con la numero 4 noi cosa dobbiamo fare? Montiamo la nostra etichetta sul pendolo e facciamo tre passaggi con il cavo esteso per tutto il corpo in senso antiorario perché stiamo confermando l'eradicazione che non ha avuto completo successo la volta precedente, usando le tre etichette che vi ho fatto vedere. Questo è il secondo passaggio per tutto il corpo in senso antiorario. Terzo passaggio in senso antiorario per tutto il corpo. E poi con sospensione corta, un passaggio statico, diciamo così, una rotazione statica sempre in senso antiorario sul chakra interessato. Non mi sbaglio, abbiamo detto che era il chakra del terzo occhio, quindi adesso qui sto irradiando per 30 secondi minimo il chakra interessato da questa rimanenza di magia. E ci sono tutta una serie poi di altre etichette da usare in questi casi, se dovesse essere effettivamente una rimanenza molto forte, che sono simili alle precedenti. Vediamo però come si può procedere, non lo faccio vedere perché sarebbe troppo lungo. Abbiamo visto qui come sono stati trattati i casi di magia malocchio e magia malocchio, scusate, e miasmi. Sarebbe da vedere di trattare, se li avessimo rilevati in fase di diagnosi, le larve astrali, le entità spirituali e i dispositivi energetici limitatori. Il procedimento è analogo, cambia qualcosa, ma sono, diciamo, le inerzie. Tenete presente che
quando si va a trattare per togliere il senso sempre antiorario, quando nel trattamento dobbiamo irradiare invece energia, il senso di rotazione è orario. E il movimento è in questi casi quello che avete visto fino adesso. Vi ricordate che avevamo aperto il campo elettromagnetico e, come un bravo chirurgo, quando finisce l'operazione dobbiamo procedere alla chiusura del campo elettromagnetico. Quindi riprenderemo la nostra etichetta campo elettromagnetico, che era la numero 8, eccola qui, scarichiamo il pendolo, montiamo l'etichetta numero 8 e con sospensione del pendolo estesa e faccia liscia verso il basso faremo tre passaggi su tutto il corpo, dalla testa, dai piedi alla testa, scusate, questa volta è in senso orario, per chiudere il campo elettromagnetico, e mentre facciamo, il campo elettromagnetico sarebbe l'aura della persona, e mentre facciamo questa operazione visualizziamo di stare chiudendo il campo elettromagnetico, l'aura di questa persona. Quindi, se avevamo visualizzato precedentemente le acque del Mar Rosso, le acque del Mar Rosso si stanno richiudendo. Se avevamo visualizzato che stavamo operando come un chirurgo, è il chirurgo che sta ricucendo tutto quanto. Tre passaggi abbiamo detto, visualizzando questo, e poi a ulteriore, diciamo, sigillatura si passa un'etichetta particolare, che è la numero 11, che è chiamata Redentore di Yahweh. Sapete che siamo nell'ambito dell'ebraismo e quindi è tutto collegato alle tradizioni ebraiche. E questo Redentore di Yahweh, sempre con la faccia liscia del pendolo verso il basso, sempre dalla testa ai piedi, si fanno tre passaggi in tutto il corpo, dai piedi alla testa, in senso orario. Questo è il terzo passaggio, e quando arriviamo ad aver finito il terzo passaggio, dobbiamo soffermarci a sospensione corta per un minuto, non più 30 secondi, per un minuto in senso orario sul chakra del cuore. Questa è la sigillatura definitiva dell'aura della persona quando si chiude il processo di trattamento. Ulteriormente, abbiamo chiuso il, diciamo così, abbiamo suturato l'apertura che è stata fatta. Possiamo e dobbiamo rafforzare quest'aura. Quest'aura è stata aperta e poi richiusa per consentire il trattamento all'interno dei chakra e dei suoi corpi sottili. Qui adesso va rafforzata. Lo si fa con un'etichetta particolare che si chiama proprio colore oro. Questa etichetta la mettiamo sempre nel solito modo. Dobbiamo scaricare il pendolo, e stiamo cambiando etichetta, la montiamo nel solito modo e a cavo di sospensione lunga, questa volta con le scanalature, la parte scanalata al pendolo verso il basso, dobbiamo fare un qualcosa di molto lento. Immaginate che qui ci sia una persona. In pratica io devo fare dei passaggi sull'aura di questa persona, facendo degli otto col pendolo e coprendo tutto il corpo della persona. Quindi devo fare degli otto e li dovrò fare questi otto per tre passaggi
per passaggi, badando bene di coprire tutta l'aura come se fosse chiusa. E sapete che i vari corpi sottili hanno una certa distanza, io devo coprire tutta l'aura, quindi dovrò partire da una certa distanza dai piedi, e arrivare oltre una certa distanza alla testa della persona e coprire anche i lati a questa certa distanza. Nei manuali, grosso modo, si da dire che sono 45 centimetri. Quindi voi capite che facendo degli 8 con il pendolo dovremo spostarci avanti e indietro proprio sopra la persona in modo da poter coprire tutta quanta, che significa che è una cosa da fare con molta lentezza. Infatti gli 8 sono abbastanza lenti. E dovremo coprire tutta la persona. Ci si può, diciamo, aiutare anche con un dondolio del corpo per arrivare oltre la persona che immaginate è sempre qui davanti a voi sul suo lettino. Mentre si procede con questa etichetta del colore oro, bisogna visualizzare che l'aura del paziente si riempie di luce dorata fino a che non è un bozzolo completamente avvolto in questa luce dorata. Alla fine di questo procedimento ci saranno i ringraziamenti alle guide e alle energie superiori che ci hanno assistito in questa operazione. Dovrà essere fatta la pulizia energetica del terapeuta, che di solito, si fa così, si restituisce l'energia che eventualmente si è presa al paziente, che ci è rimasta addosso, diciamo, al paziente. Però recitando una formula, eccoti qui, ti restituisco le tue energie e lascio ciò che non mi appartiene. Poi il terapeuta deve pulire se stesso e a questo punto deve fare una serie di gesti, tipo scrollarsi proprio di dosso l'energia negativa, immaginando che qualsiasi energia negativa che possa essere rimasta addosso venga scrollata e venga incanalata nel famoso canale di scarico. Questo canale di scarico che era stato visualizzato aprirsi all'inizio dei trattamenti, e che una volta che il trattamento è finito deve essere chiuso, deve essere visualizzato che si chiude. Sapete che questo canale di scarico viene immaginato o defluire nel mare, oppure se non c'è il mare vicino, di fluire in un'area verde, diciamo così, simbolicamente, rappresentando che anche un qualcosa, un prodotto di scarto, come per esempio una deiezione animale, può diventare concime per i vegetali, per la terra. E quindi immaginando di scaricare questo canale pieno di energie negative dentro un'area verde, dentro un bosco, dentro un grande prato, dentro un grande campo, si simboleggia, diciamo, la ritrasformazione delle energie negative. Allora, si può andare avanti, scusate, vi faccio anche vedere un po' la mia faccia perché così diventa abbastanza noioso, forse. Allora, dicevamo, è chiaro che le procedure vanno avanti con altre complicazioni. Il pendolo ebraico è piuttosto complesso nel suo uso. Un'altra sessione che va fatta, principalmente sono quattro, è l'equilibrio dei chakra. L'equilibrio dei chakra può essere fatto per esempio in questa maniera. Intanto bisognerà condurre una diagnosi per vedere quali sono i chakra che sono in equilibrio o bloccati o in eccesso di energia o in scarsità di energia. Dopodiché ci vorrà la solita procedura, cioè protezione della sala, protezione del terapeuta. È la protezione del paziente, direte voi? Il paziente, se è protetto, voi come fate a intervenire sulla sua energia? Quindi quando gli aprite il campo elettromagnetico, il paziente non è protetto. Dovete essere abbastanza veloci per
veloci in tutte le operazioni che, come avete visto, non sono affatto veloci. Quindi bisogna essere molto centrati, molto centrati, aver fatto una buona quotazione della sala. Quotazione della sala la potete fare in tantissime maniere, in tutte le maniere che volete, purché sappiate, purché siate sicuri che effettivamente è qualcosa che per voi funziona. E quindi diciamo, anche in questo caso del riequilibrare il chakra, bisogna aprire il campo elettromagnetico del paziente. Vanno fatte tutta una serie di applicazioni di colori legati ai chakra per riequilibrarli, dopodiché si usano delle etichette, diciamo, generali per la salute del paziente e per la sua crescita personale, in modo che questo riequilibrio dei chakra sia comunque finalizzato anche a una sua crescita spirituale. E poi, come abbiamo visto prima, si chiude il campo elettromagnetico, si rafforza il campo aurico, perché diciamo, è come se fosse una ulteriore sigillatura, una cicatrizzazione, se volete, di questa ferita che noi abbiamo fatto aprendo il campo elettromagnetico. E poi, come al solito, ringraziamenti, pulizia del terapeuta, chiusura del canale di scarico, eccetera. E vediamo un po', la cosa è un po' lunga, quindi qui vi do solamente un inizio. È chiaro che si vanno a testare sia dalla parte anteriore sia dalla parte posteriore tutti i chakra per ogni corpo sottile, e poi si oltre ad intervenire sui chakra si interviene anche sul timo. Quindi bisogna andare anche a vedere sul timo. E fatto questo, la procedura è come le altre che vi ho detto. Vedo una domanda, se proteggere la sala con incensi? Proteggete con tutto quello che voi sapete possa funzionare. Ci sono alcune tecniche che sono anche ovviamente testate particolarmente per il pendolo ebraico, ma va bene qualsiasi cosa voi sappiate, un circuito radionico, l'incenso, il palo santo, una preghiera, Reiki, quello che volete. Oh, allora, per il chakra ve l'ho detto perché vado avanti perché volevo farvi vedere una cosa interessante. Allora, alla fine dobbiamo sigillare l'aura. Cosa significa sigillare l'aura? Cioè, l'abbiamo già fatto prima, abbiamo fatto col dorato aurico, sì, ma quella è una sigillatura particolare per la famosa ferita, per l'apertura che abbiamo dovuto fare per intervenire sui corpi sottili. Qui invece è una ricerca particolare di eventuali strappi o buchi o lacerazioni nel campo aurico. Voi sapete che il campo aurico potrebbe in quasi tutti i casi avere delle associazioni nella cosmogonia castanediana, per esempio, i figli, avere dei figli e ti provoca dei buchi nell'aura, che possono essere poi mano a mano risigillati con le procedure sciamaniche di Castaneda, ma possono anche essere fatti con questa. Sigillati con questa procedura del pendolo ebraico. E ovviamente si fa anche qui tutta una serie di indagini sulla parte anteriore e sulla parte posteriore per ogni corpo sottile. E tenete presente anche qui che quando voi andate a intervenire sulla persona dovete sapere su quale corpo sottile state intervenendo. E come fate? O vi ponete mentalmente o fisicamente con una mano alla distanza a cui più o meno sapete dov'è il corpo sottile, oppure voi mentalmente vi sintonizzate su quel corpo sottile. In questo momento io sto testando il corpo 2, poi il corpo 3, poi il corpo 4. Anche qui è una questione di atteggiamento mentale, come dico sempre, perché poi tutte le tecniche sono tecniche. In realtà servono a farvi concentrare, quindi voi dovete essere concentrati. I grandissimi, grandissimi radiestesisti, quelli di livello eccelso, non adoperano più nessuno strumento, perché il loro strumento diventa la mente.
quindi loro sono in grado di sintonizzarsi perfettamente con quello che voglio. È come se avessero il pieno controllo di un pomello, di una radio, e possono sintonizzare qualsiasi frequenza girando il pomello mentalmente. E allora, anche qui c'è tutta una serie di procedure per rilevare dove sono gli strappi e le lacerazioni e poi andare ad intervenire. Qui vi sto parlando di una, ce ne sono tante di scuole, vi sto parlando di una scuola particolare del mondo ebraico, ma ce ne sono quante ne volete. E stavo parlandovi di un paziente fisicamente presente sotto di voi, sul lettino. Se il paziente non c'è e volete intervenire a distanza, cambio camera, voi dovete fare una bella cosa. Dovete avere sempre il lettino e su questo lettino ci mettete un bel lenzuolo bianco. Con un pennarello indelebile fate una sagoma a grandezza naturale di una persona, senza nessun particolare anatomico, e a questo punto dovete caricare l'energia del paziente e trasferirla su questa sagoma che avete predisposto. Qui ci vuole un grande sforzo di visualizzazione. Dovete immaginare e dovete avere l'accordo del paziente, perché di solito queste cose si fanno in un orario concordato, in modo che il paziente possa sapere che vi deve trasferire la sua energia, che si deve affidare a voi. E quindi voi dovete visualizzare che il paziente in qualche maniera con le sue mani, vi trasferisca alle vostre mani la sua energia e a vostra volta voi la trasferite a questa immagine, a questo lenzuolo che avete predisposto. Dopodiché trattate la procedura così come se il paziente fosse presente. Ah, semplicemente questi due step. Uno step curioso è quello, scusate, ricambio camera perché mi serve, di dire benissimo, ma se io poi il paziente lo devo esaminare e diciamo così, trattare sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, che faccio? Faccio il cambio, rovescio il lenzuolo? No. Voi avete un testimone del paziente, io qui l'ho chiamato XX, posizionato qui nella zona del timo. Non fate altro quando dovete girarlo per andare a diagnosticare la parte posteriore, non fate altro che girare l'etichetta col suo nome, quindi il suo testimone. E questo vi consente di andare a diagnosticare e poi trattare anche la parte posteriore. Come vedete, anche qui c'è un grande sforzo di visualizzazione. Bisogna avere una grande capacità di visualizzazione quando si tratta a distanza il paziente. Bene, questa è l'applicazione a distanza. Una cosa, ci sono poi delle etichette particolari da adoperare in emergenza, ma l'ultima cosa di cui volevo parlare molto rapidamente è un'altra scuola che diciamo propone un metodo espresso fino a un certo punto, più espresso di quello che abbiamo visto precedente, lavorando solo sui sette chakra e testandoli con tre etichette semplicemente. Etichetta 1 che riguarda i traumi, una seconda etichetta che riguarda le lacerazioni, gli strappi, e una terza etichetta che riguarda i blocchi energetici. Come si fa? La procedura è simile a quella che abbiamo visto. Quello che è interessante, che vi volevo leggere, è ad esempio etichetta trauma. Etichetta trauma rileverà in assonanza su qualche chakra qualche cosa. Può darsi di no, può darsi che rilevi in due chakra. Può darsi che non arrivi nessuno. Se lo rileva, però, ci sono alcune spiegazioni. Usando l'etichetta trauma, se rilevate,
Se rilevate qualcosa, quindi un'assonanza, il pendolo vi risponde sul chakra della corona, vuol dire che questa persona ha sofferto a causa di dogmi religiosi e sente la vita come peccaminosa e quindi diffida profondamente della vita, mette in dubbio l'esistenza di un principio superiore, è una persona veramente fuori. Se invece avete rilevato trauma nel terzo occhio, con l'etichetta trauma nel terzo occhio, vuol dire che una persona mentalmente danneggiata. Potrebbe essere stato limitato nella sua libertà, potrebbe essere stato messo sotto pressione da persone psicotiche, avere avuto un'educazione molto rigida, e potrebbe essere una persona mentalmente molto sottomessa, proprio una vittima sacrificale quasi. Se rilevate sempre con l'etichetta trauma un'assonanza al chakra della gola, è qui. Diciamo, è canonico, ha una capacità di espressione molto limitata e i suoi veri bisogni di espressione verbale non possono essere, non riesce a manifestarli, anche se può sembrare loquace, ma in realtà non riesce a dire quello che pensa. Se rilevate nel chakra del cuore, c'è un trauma passato molto profondo che ha lasciato una grandissima angoscia in questa persona. E quindi diciamo che i sintomi possono essere tanti, sia emotivi sia che fisici. E la cosa interessante che dice questa scuola è che in questo caso il paziente non solo deve essere curato da un terapeuta, ma dovrebbe anche imparare ad autotrattarsi, proprio per mantenere in equilibrio questo chakra che è fortemente danneggiato. Se trovate questa assonanza del trauma nel chakra del plesso solare vuol dire che c'è un cattivo rapporto familiare, ci sono emozioni bloccate e l'emozione non è accettata dalla mente, quindi c'è proprio un blocco e quindi c'è la paura nel fegato, scusate, la rabbia nel fegato, la paura nei reni, eccetera, eccetera. Per questi trattamenti sono consigliati delle etichette che fanno parte di un gruppo, sono sette i gruppi di trattamento. Un gruppo particolare che si chiamano carte universali, etichette universali. Se questo trauma fosse nel centro sacro, nel chakra sacrale, ci sono anche lì traumi probabilmente derivati da vite passate e la persona ha una forte mancanza di autostima. E qui, anche qui sono consigliate delle etichette particolari. Nel chakra della radice, la cosa curiosa è che, usando questa etichetta trauma, secondo questa scuola, per misurare, l'attività, o la presenza di trauma nel chakra della radice, non va misurata sul chakra della radice, ma all'altezza delle ginocchia, dove sapete che c'è un altro chakra, secondo alcune tradizioni. In questo caso va misurata lì. Se andiamo alle etichette, lacerazione, strappi, anche qui ci sono ferite emotive, ovviamente dovute all'infanzia probabilmente, ma sedimentate a livello profondo, e condizionano fortemente la vita adulta, quindi sono proprio degli strappi, delle lacerazioni energetiche, sta perdendo energia perde continuamente energia da queste lacerazioni. E anche qui, come prima, avremo tutta una serie di, diciamo così, risposte canoniche. Se trovate un'assonanza con questa etichetta lacerazione nei vari chakra, ad esempio, se nel centro sacro trovate un'assonanza, ci sono problemi di intimità con gli altri a causa della bassa autostima e della repressione emotiva che ha subito questo soggetto. Forse da parte di familiari, forse anche addirittura si può arrivare a la causa può essere un abuso sessuale. Anche in questo caso il chakra della radice verrà misurato all'altezza delle ginocchia e non nella sua condizione canonica. Da ultimo c'è il blocco energetico e anche qui c'è un cambiamento importante, no? Bisogna vedere se effettivamente questa persona ha bisogno, non so, di sentirsi più sicuro, di avere più sicurezza, più autostima, se lo rilevate nel chakra della corona.
ha bisogno di più equilibrio e quindi di esprimersi nella relazione, se lo trovate nel chakra della gola, è in un momento di cambiamento, se lo trovate nel centro sacro, che può riguardare un partner, può riguardare ma anche il lavoro, può riguardare legami di amicizia, lì ci sono dei problemi, se lo rilevate. E come al solito no, perché qui, scusate, mi stavo sbagliando, la radice, il chakra della radice qui si misura nella sua effettiva posizione, non all'altezza del braccio. Dopodiché, come vi dicevo, i trattamenti sono sette gruppi per trattare queste cose. Ovviamente verranno trattate, voi dovete segnare, fate una diagnosi per vedere quale eventualmente chakra è affetto da trauma, quale da lacerazione, quale da blocco energetico, e poi procedete secondo le istruzioni con tutta questa serie di etichette che riguardano la guarigione emotiva, l'energia dei colori, la guarigione del difetto principale della persona, la guarigione di eventuali malattie. Poi ci sono delle carte universali, ci sono carte con i 72 nomi di Dio, abbastanza complicate da usare, proprio perché sono tante, e poi ci sono dei mantra della cabala ebraica. Qui c'è tutta una procedura per poter operare, che anche qui, diciamo, è più, come vi posso dire, più contratta, ma non è meno complessa di quelle che abbiamo visto. Nella volta scorsa a questa volta vi ho dato una disamina forse noiosa, forse vi sarà sembrata molto noiosa, ma vi assicuro che ne ho parlato solo in parte di quello che è effettivamente l'operatività con il pendolo ebraico. È uno strumento, come si diceva, citavo appunto alcuni autori, molti autori, molti radiestesisti lo ritengono il principe dei pendoli, proprio per la vastità di livelli energetici che può trattare. Usarlo al meglio è sicuramente abbastanza complesso, richiede un po' di allenamento e un po' di studio rispetto a un pendolo normale. Tuttavia, io credo che se si appassiona, è veramente un mondo, qui c'è un mondo grandissimo dietro. E io spero di avervene dato una disamina abbastanza chiara. E niente, poi rinviamo, magari se avete delle domande, adesso ne leggo solamente alcune perché poi mi si ferma la schermata, ma eventualmente vi risponderò quando le riguarderò tutte. E poi se vi interessa fatemelo sapere, perché per approfondire questo strumento non bastano sicuramente chiacchierate come quelle che stiamo facendo, e magari possiamo concordare momenti diversi di approfondimento. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buone vacanze e niente, ci rivedremo con l'anno nuovo, diciamo che inizierà un'altra cavalcata, speriamo più positiva di quelle precedenti. Di nuovo buone vacanze a tutti e grazie.